Siamo con Ferraro che festeggia un po' a metà questa vittoria, no? Espulsione nel finale, la festeggi con la squadra, ovviamente con i compagni, però peccato per questa espulsione nel finale. Peccato perché sono andata a dividere. Sono andata sì, probabilmente sono arrivata anche troppo forte, ma sono andata a dividere poca cosa. Un parapiglia che stava iniziando, dai. Ha punito lui che ha reagito, l'altro ha reagito e ha espulso me perché sono arrivato. Vabbè, peccato, però godiamoci la... Esatto, godiamoci questa vittoria, no? Volevamo, questa che era la più importante, diciamo, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa con grinta, con concentrazione, abbiamo lavorato bene in casa, ma ci siamo divertiti. Senti, ora è il primo passo, ovviamente la strada è ancora lunga, c'è ancora tanto da fare. Cosa diciamo dovrà fare la Sanpedranese tenendo conto anche delle assenze che ci saranno, la tua in primis? Io dico, come vi stavo dicendo già all'inizio, le assenze non mi preoccupano, non lo preoccupano lui perché fortunatamente abbiamo avuto anche tutto l'anno che abbiamo la panchina o chi non giocava forte almeno quanto quello che giocava, quindi siamo sulle squalifiche, le mancanze siamo tranquilli. Dobbiamo preparare di nuovo una bella settimana, arrivare come oggi, spensierati, concentrati solo sulla partita senza pensare a grosse cose. Grazie, complimenti ancora. Grazie a te.